Questa sera la nostra testimonial si chiama Anna ed io ho il piacere di presentarvela. Buonasera e benvenuta Anna. Buonasera. La storia di Anna è una storia che sotto certi aspetti accomuna tantissime di noi che sono nate negli anni 70. Anna nasce in una città della Calabria, ha un'infanzia felice, tranquilla, conosce tanti amici, fa dei percorsi scolastici molto interessanti che le fanno anche avere determinati successi. E poi inizia anche il periodo dei primi amori. La prima volta che ti sei innamorata, come la ricordi? E la ricordo bene perché è avvenuta anche in un'età un po' avanzata, diciamo, rispetto alle mie coetanee. E niente, è stato un qualcosa di nuovo, di straordinario, di coinvolgente, ma è stata appunto una prima esperienza che è durata pochi anni. Ecco. Pochi anni, è già Pochi parecchio. anni, nel senso un anno e mezzo, 2 anni, così, ricordo questo. Anna continua, Anna è innamorata, ha tante storie, vive delle relazioni come tutte le ragazze che armonicamente vivono alcuni contesti. Poi un giorno, tra un'esperienza e l'altra, conosce l'uomo X. E da questo momento, amici, noi entreremo nel vivo di un altro contesto familiare violento, che sta anche a testimoniare come non è vero, come alcune volte si dice, che noi partiamo e abbiamo un percorso dietro che ci spinge a cercarla, la violenza inconsciamente, ma che tutto questo può accadere in qualsiasi contesto. Conosci quest'uomo X? Come conosci questa persona? Io la incontro insieme ad altri amici, amici che avevo conosciuto da poco, quindi una compagnia quasi sconosciuta, se vogliamo, e una sera in un locale di mare, qui dalle nostre parti, lo vedo e ne resto comunque colpita per via del suo comportamento, che era un po' diverso e anche distaccato, insomma, dalla massa, ecco. Era un gentleman. Era abbastanza affascinante poiché aveva appunto, come ho detto prima, degli atteggiamenti diversi, stava molto sulle sue, non parlava molto, sembrava molto pensieroso, sembrava quasi annoiato, ecco, dalla compagnia, come se fosse un dovere e non un piacere uscire con gli altri. Naturalmente questo mi ha un po' attratto, ecco, forse perché volevo sapere i motivi per cui era così. Un alone di mistero che via via che questa storia poi nasce, si sviluppa, rimarrà presente e diventerà anche ingombrante, perché Anna non riuscirà a comprendere laddove finisce, diciamo, il mistero, il fascino di questo mistero, e dove invece tutto questo porta a delle concentrazioni di violenza psicologica e poi anche grave fisica, notevoli. Iniziata una storia e insomma, questa storia diventa importante fin quando dopo circa 2 anni e mezzo decidete di sposarvi. Fino ad allora come è stato lui nei tuoi confronti? E questo è stato l'inizio di tutti i problemi poi, perché era perfetto, era l'uomo ideale, era la persona che tutte le donne, le ragazzine possono immaginare nei loro sogni durante la crescita, era molto presente, era molto affettuoso, anche se abitava in un paese, diciamo, distante dal mio. Però le sue telefonate mi coinvolgevano tutta la giornata, ogni 10 minuti, mi aveva regalato 2 cellulari per sentirmi sempre, dove non prendeva uno prendeva l'altro, mi riempiva di regali, anche regali importanti. Oggi puoi dire che forse c'era un controllo sulla tua persona un po' eccessivo per una situazione normale? Ma diciamo che tutta la gelosia che dimostrava di avere allora mi piaceva. Non avevo pensato di poter essere mai così importante nella vita di qualcuno come, ecco, quella volta, e questo mi ha anche un po' ingannata e depistata da quella che era poi Un'altra natura. un'altra natura. L'altra natura si svilupperà molto lentamente, ma accanto ad Anna e alla sua vita, che presto diventa una vita familiare a tre, poiché Anna mette al mondo una bellissima bambina, c'è un alone di mistero che si concentra molto sugli spostamenti e su quel lavoro che questo uomo dice a lei di fare. Tu non hai mai avuto una dritta specifica sul suo lavoro, avevi sempre un po' come se lui fosse anche un po' un PR, lui aveva tante cose da fare e ti porta via via a pensare attraverso piccoli gesti
gesti, parole dette, non dette, da atteggiamenti, che lui possa far parte di un sistema segreto, di un mondo segreto parallelo all'attività, diciamo così, dei servizi segreti italiani, insomma una cosa molto importante per il quale non ti può dire tanto. Esattamente, da quando l'ho conosciuto riguardo il suo lavoro è stato sempre una persona misteriosa. Non gli potevo chiedere più di tanto perché non mi rispondeva. Lui non me l'ha detto mai espressamente questo, ma me l'ha fatto intendere che comunque il suo era un lavoro molto riservato e non ne poteva fare parola con nessuno, e mi pregava di rispettare questo. Quindi io ho accettato questa situazione sia da fidanzati che da sposati, anche se poi dopo già i primi tempi di matrimonio e le mie domande erano un po' frequenti e assillanti, poiché volevo conoscere, quantomeno sapere da moglie, il posto dove lavorava, e avrei voluto conoscere qualche suo collega o sapere magari anche solo un numero di telefono di un ufficio dove rintracciarlo, ma tutto questo senza risposte. Via via che giustamente le domande della moglie diventano più prepotenti, come è giusto che sia, lui inizia ad avere anche un atteggiamento di difesa e anche un po' autoritario nei tuoi confronti. Sì. Tu mi dici, io mi resi conto che in alcuni momenti non potevo più fare determinati discorsi perché scattava in lui una rabbia e degli atteggiamenti che mi bloccavano. Quindi tu inconsciamente inizi già ad essere privata della tua libertà di essere donna, di essere amante, di essere moglie, cioè non sei più te stessa. Sì. È successo proprio questo, perché giustamente in un rapporto di coppia duraturo è importante, come quello del matrimonio, ci si aspetta la fiducia e anche, non dico l'assenza di segreti, ma insomma, perché poi i segreti ognuno di noi se li porta dietro. Certo. Però su alcune cose insomma credo che non ci debbano essere. E quindi io, nel momento in cui andavo a formulare una domanda perché volevo sapere quel poco in più che comunque mi era lecito sapere, venivo trattata male. Anna si rende conto che tutto questo sta diventando pericolosamente strano, ma continua la sua storia. Nel frattempo inizia a, appunto, sviluppare questa bellissima sua attività di mamma, oltre che di moglie, fin quando un giorno, per dei problemi di salute molto seri, viene ricoverata in ospedale, lì ci sono dei trattamenti, ne esce fuori, torna a casa ancora insomma in condizioni debilitata, insomma bisognosa di cure e di attenzioni. Dall'altra parte però all'improvviso c'è un rovescio della medaglia: tutti quei timori che lei sviluppava, quelle strane sensazioni che spesso una donna ha, diventano quello che lei aveva paura potessero diventare. Iniziano così, si passa da una autorità malsana e un desiderio di potere da parte dell'uomo X nei suoi confronti a una vera e propria violenza fisica, che per la prima volta si sviluppa tra le mura domestiche attraverso uno schiaffo fortissimo, senza una motivazione vera e propria. Come sì. Reagisti di fronte a quella cosa? Sono rimasta malissimo, ricordo di non avere parlato, non ho detto una parola. È stato più uno schiaffo, oltre che fisico, morale, perché appena uscita dall'ospedale non mi aspettavo assolutamente un suo comportamento del genere per una banalità. Sottolineo che non ricordo il motivo di questo suo atteggiamento, ma sicuramente il suo viso, la sua espressione e la sua rabbia nei miei confronti, immotivata a mio parere, restarono per molto tempo indelebili nella mia mente. Da quel momento cambia qualcosa nella vita di Anna, nella vita familiare e quindi logicamente di coppia. Al tempo stesso c'è una bambina che comincia ad assistere a determinati fenomeni. La violenza diventa più forte e si concretizza anche in uno stato, diciamo, in quello che è lo stato per eccellenza supremo di una donna, e cioè durante l'attesa di un bambino, perché Anna, nonostante tutto, continua a credere di amare quest'uomo e quindi resta incinta per la seconda volta. Qui si svilupperanno delle violenze notevoli e Anna mi racconterà: io ricordavo, come spesso accade
e la violenza subita e non ne ricordavo però i motivi che facevano scattare questa violenza. Tra l'altro nel libro dello stesso magistrato Kidnemi, che ci segue anche in associazione, spesso emergono delle cose significative, tra cui una frase, cioè che l'atteggiamento del persecutore è indipendente dagli atteggiamenti della vittima. E questa è una frase che io vorrei che ricordassimo spesso, perché qualsiasi cosa possa fare una vittima, essere più dolce, più equilibrata, attenta, sottomessa, ma anche nervosa, incavolata, è indipendente, cioè fa scaturire a prescindere delle reazioni cattive. Un giorno Anna si ritrova a casa dei suoi genitori, dai quali era andata per cercare di, insomma, allontanarsi un attimo, di trovare un po' di pace, presa a calci e malmenata in stato interessante. E non era la prima volta, solo che io non ne avevo mai parlato con nessuno di questi suoi atteggiamenti molto violenti nei miei confronti. E ripeto e sottolineo che non ricordo bene sempre i motivi per cui si scatenava questo, ma a volte era veramente immotivato. E non aveva più una valvola di controllo quest'uomo. E per ogni fesseria era imprevedibile, quindi io vivevo nel terrore delle sue reazioni, che a volte potevano essere normali, come una persona appunto normale, a volte erano non esagerate, sproporzionate, direi. Mann è una persona brillante che ha condotto degli studi notevoli e ha avuto anche un bel successo nella sua vita professionale, una persona sicura di sé, con un alto grado di piacere sociale, una persona che riesce bene ad integrarsi nella società. In famiglia diventa invece una persona molto fragile, tant'è che lei, nonostante tutto, nonostante il suo alto livello culturale, eccetera, non riesce a denunciare questa violenza, anzi non le passa proprio per la mente di denunciare i maltrattamenti in famiglia, poiché quello era suo marito. Mm. E cosa accade? È proprio questo, che io ho avuto sempre un'alta concezione della famiglia. Questo mi è stato inculcato da quando ero piccola e alcuni valori vanno al di sopra della preparazione culturale e della vita sociale che si conduce. Tutto questo era radicato nella mia mente e non poteva mai essere sradicato, per cui io non avrei mai condotto un'azione contro mio marito, che era anche il padre dei miei figli. A quel punto però tu porti avanti una seconda gravidanza, sì, nonostante la rabbia da parte sua, le botte, sì, dei veri e propri massacri a terra, perché poi prendere a calci una donna e quindi anche il bambino in pancia è una cosa gravissima, di fronte alla quale gli stessi tuoi genitori non sapevano come reagire, anche loro per un imprinting cristiano che tende a tutelare il matrimonio, ma il matrimonio non è questo, no? E quindi ad un certo punto tu cerchi di trovare il modo per uscire fuori da questa situazione, ma nel frattempo nasce questa seconda meravigliosa creatura. Sì. Cosa accade? E per quanto tempo ancora si susseguono episodi di violenza? Allora, gli episodi di violenza sono continuati anche dopo la nascita del secondo bambino, ma diciamo lui, la persona in questione, già aveva evidenziato la volontà di lasciarmi durante la gravidanza. Però tu ancora opponevi resistenza. Sì, molta. Tu non volevi che andasse via dalla tua vita. E quindi anche in questo caso, quella che ormai è una parola sdoganata, che molti usano magari senza effettivamente conoscerla, entra in gioco una sindrome, cioè la necessità di essere aggrediti e al tempo stesso amati da questo carnefice. E quindi è la sindrome di Stoccolma. Tu non volevi allontanarti? No, non volevo che lui si allontanasse da noi. Perché non lo so precisamente che cosa allora pensassi, ma lui faceva parte integrante della mia vita e io da moglie dovevo accettarlo così com'era. Naturalmente speravo che le cose cambiassero nel tempo, che ritornasse quello che era in precedenza. Questo non è successo, anzi forse le cose sono peggiorate anche parecchio. Quindi lui mi ha lasciato durante la gravidanza, io l'ho pregato di ritornare più volte, anche piangendo, umiliandomi, e lui mi ha sempre trattato con disprezzo al telefono, come se fossi l'ultima persona al mondo, e non pensando assolutamente che fossi sua moglie o la madre dei suoi figli. Ma questa era una cosa che io non dico che avevo accettato, ma quasi, perché vedevo come prioritario il suo ritorno in famiglia e la presenza di un padre per i miei figli.
Questo c'entra anche con quello che purtroppo molte volte si ha, cioè la sindrome dell'abbandono, il timore di essere abbandonate, e nello stesso tempo purtroppo quello che si instaura nelle nostre menti, cioè il fatto che possiamo ritenerci colpevoli di alcuni atteggiamenti, come se tutto quello che accade da un lato è colpa nostra, per effetto della quale si sviluppa questa violenza. È per questo che sono importanti anche poi i percorsi post trauma, cioè quello di riuscire a comprendere che quello che noi abbiamo fatto non ha fatto generare la violenza, non è colpa nostra, no? E ne ero consapevole, sapevo che io non ero la causa di tutto questo. Non l'ho mai pensato, anche se le parole di lui e il suo atteggiamento mi volevano portare a crederlo. Certo. Cioè che io fossi la causa e l'origine di tutti i nostri problemi e delle sue reazioni. Ogni qualvolta lui compiva un atto violento nei miei confronti, mi diceva sempre: colpa tua, l'hai voluto tu, l'hai fatto tu, sei tu. Questo si chiama giro di colpa. Questo sei tu, l'hai voluto tu, è colpa tua. Mi perseguitavano, io la notte non dormivo. Perché lui voleva farmi sentire in colpa di tutto quello che stava commettendo lui. Fin quando un giorno avviene il miracolo. È vero che Anna non denuncia questa violenza, che tende anzi a invitare spesso il suo stesso carnefice a tornare a casa, però ad un certo punto, per una strana ironia del destino, è lui ad andarsene, e questa volta, nonostante la sofferenza di Anna, lui lo fa in modo definitivo, ma sarà la sua salvezza. Cosa accadde? E accadde che, nonostante fosse andato via già una prima volta e ritornato dopo 15 giorni, dopo la nascita del mio secondo figlio, dopo un paio di mesi, lui con un messaggio mi informò che se ne sarebbe andato per sempre. Non nascondo la mia sofferenza, la mia paura, perché ritrovarsi da sola con due bambini piccoli è stata molto dura. Molto difficile, mi sono ritrovata molto fragile, però oggi posso dire che è stata veramente la mia salvezza. E visto che io vivo comunque un profondo credo religioso, io ho affidato molto la mia vita a Dio, penso che Dio mi abbia salvato, ma questo lo penso oggi. In quel momento non fu tanto semplice. Inizia quindi un percorso di dolore e questo senso dell'abbandono diventa più forte. Via via però in Anna si sviluppano tutta una serie di... si sviluppa una forza che magari tu non credevi di avere, per effetto della quale un po' per volta ricomincia a costruire la sua vita. C'è un percorso anche giuridico però che inizia ad essere inizia ad essere un po' una tua esigenza man mano che guarisci, e che oggi però ti porta ad uno stato di cose importanti, perché la situazione oggi com'è? Oggi io ho l'affidamento esclusivo dei bambini. Che tu non pensavi fosse una cosa insomma difficile, e invece ti posso garantire che un affidamento esclusivo, insomma, con la moderna legislatura è una cosa difficile da ottenere. No, in effetti non mi sono resa conto probabilmente di questo. Comunque il nostro percorso giuridico è avvenuto in modo naturale durante una separazione, e quindi io mi sono dovuta attivare legalmente, sono stata seguita da un avvocato che era piuttosto duro all'inizio e che poi, per via di alcuni compromessi che io non ho accettato, mi ha anche revocato l'incarico. Mi sono affidata ad un altro avvocato, donna, che mi ha capito perfettamente, e mi sono affidata a lei. E grazie a lei ho ottenuto questo grande successo, anche se sottolineo, io ho sempre permesso al padre di vedere i figli, perché ci tengo a dirlo, perché credo che la mia più grande vittoria sia stata questa: distinguere e dividere le cose, essere equilibrata nelle decisioni. Io sono stata vittima, io ho sofferto. È stato un percorso duro. Avere due bambini piccoli da crescere da sola non è stato facile. Tra l'altro, permettimi di dirti una cosa, che non sei stata la sola vittima. Perché per fortuna oggi in Italia si inizia a parlare del fenomeno della violenza assistita. Le vittime grandi sono stati anche i tuoi figli. Sicuramente, ho sofferto molto per l'abbandono. Ma loro hanno sofferto molto, esatto, certo, per quello che hanno visto e sentito. Ma io soffrivo più per loro che per me, perché su di me ero disposta a sopportare,
per via dell'età, della cultura, delle informazioni, insomma, sulla vita, ma loro indifesi, ingenui, che hanno creduto nell'amore del padre e della madre. Comunque mi riferisco al primo figlio, perché il secondo praticamente non l'ha quasi mai conosciuto. Perché però diciamo, poi da quel momento, dal momento in cui lui se ne andò, divenne un padre marito totalmente assente. Io dico, per fortuna tua, assente, Anna, sì. Perché alcune volte invece la violenza continua a essere perpetuata anche a distanza, poi ci partono tutta una serie di procedimenti, quindi il divieto di avvicinamento alla casa coniugale, eccetera. Tutto questo non c'è stato perché lui era impegnato in tutt'altre faccende, perché quell'alone di mistero che Anna riscontrava nel lavoro di quell'uomo, poi alla fine portano quest'uomo ad avere tutta una serie di procedimenti penali, di cui uno ancora è in corso. Esattamente. E quindi è un uomo che alle spalle c'ha poi anche effettivamente un'altra vita. Lei col tempo scoprirà che quest'uomo è stato tante persone assieme, che a lei sono state nascoste tante cose, per cui magari nel contesto familiare in un modo, lavorativo lo conoscevano in un altro, e poi parallelamente aveva anche delle altre situazioni, compreso poi scoprì lei anche delle altre storie. Sì. Oggi quindi, in tutta questa sofferenza, ti ritieni da un lato una persona fortunata, perché è l'affido, sì, esclusivo dei tuoi figli, sì, ed è una cosa bellissima il fatto che tu come madre te ne possa occupare. Lui dal punto di vista legale eccetera ha comunque delle cose, delle pene da scontare che non c'entrano con i maltrattamenti in famiglia, no. Perché tu poi non hai ritenuto più opportuno, no, denunciare questa cosa. Però diciamo che è uno dei casi in cui la vita ci ha pensato in altro modo, e io dico questo, che nel tuo grande dolore, tra le grida che lanciavi, tra le urle, tra i pianti notturni, i silenzi, le domande, la voglia di coprire, tutelare questi bambini, e nello stesso tempo questo senso di abbandono, di isolamento, questo sentirsi dire ogni tanto delle parole dolci che non arriveranno mai, però... oggi tu, diciamo, puoi guardare indietro, no? E guardare tutto questo e dire, tutto sommato, io sono una donna che si è liberata prima che la violenza diventasse omicidio. Sì. Ho l'affido esclusivo dei miei bambini, ho ricostruito una vita, e quest'uomo sta scontando per fatti suoi quello che è il suo atteggiamento. Sì, è vero. Quindi nella tua sfortuna, in base a tanti casi che si sentono, sono stata fortunata. C'è questo aspetto da valutare. Che cosa ti senti di dire, Anna, a chi ci sta ascoltando, e alle donne che ancora sono vittima di questo percorso di violenza dal quale non riescono ad emergere? Beh, non so se sono proprio la persona adatta a dire alle donne di reagire per come non ho reagito io, praticamente. Perché col segno di poi probabilmente avrei dovuto denunciare subito, mi sarei dovuta tutelare. Perché tutelare me era tutelare anche la madre dei miei figli, quindi ho rischiato anche di farli restare soli, i miei figli. Dico di avere più forza di me, dico di seguire il percorso giusto, che solo la mente e la ragione possono dettare. Non sono migliore di nessuno, perché, ripeto, probabilmente avrei potuto fare di più, avrei potuto punire di più quest'uomo. Non l'ho fatto perché credevo in alcuni valori e perché non volevo che i miei figli un giorno si vergognassero del padre. Figura che anche oggi, comunque, ai loro occhi cerco di nascondere e di coprire. Auguro a tutte le donne che in questo momento soffrono in silenzio come me di trovare una forza dentro, se non per loro, per i figli che hanno accanto. Questo sì. Io ti ringrazio, Anna, di questa testimonianza che mi tocca particolarmente, e vi invito a fare della vostra vita un'esperienza di vita, a raccontare le vostre storie agli altri, perché anche in questo momento, da una stanza buia o da un grosso salone o da un bar, un ristorante dove c'è una TV accesa, ci può ascoltare qualcuno che ha bisogno di essere aiutato. Il primo percorso è quello di rendersi conto e consapevoli di quello che si sta subendo. Allora c'è un numero di telefono di riferimento attraverso il quale potete contattarmi, 338 97 73 327.
parte per essere voi anche testimonial di Mi presento, sono donna, le storie di vita raccontate attraverso la TV per arrivare direttamente nel vostro io e nella vostra vita. Intanto io ringrazio la nostra testimonial dagli studi di Progetto 5 a Reggio Calabria, ringrazio anche l'editore Frascati e tutti gli operatori. Buonasera a tutti. Parliamo di danaro. L'elemento danaro, come l'elemento tempo, è qualcosa di molto soggettivo. Quello che spesso non funziona nel nostro rapporto con il danaro è che questa forma di nutrimento, perché è qualcosa che ha a che vedere con il nutrimento, ci spaventa in quanto molto sopravvalutato da tutti quelli che hanno portato nella nostra vita l'esempio. Quindi il rapporto che avevano con il danaro, le persone che avevamo intorno quando eravamo piccoli, quanto la mancanza di danaro o l'abbondanza influenzava la loro esistenza e di conseguenza la nostra, perché eravamo dipendenti da quanto danaro loro avrebbero investito su di noi o ci avessero affidato, ha lasciato nel nostro rapporto, nelle nostre credenze, in quello che noi ci autorizziamo ad aspettarci da questa forma di energia, delle situazioni che poi puntualmente si verificano nella nostra vita. Prima vi parlavo di nutrimento, addirittura c'è un rapporto molto stretto tra quello che è accaduto nei nostri primi periodi di vita in rapporto al nutrimento e quello che accadrà poi nella nostra vita in relazione a due situazioni così importanti quali il danaro e l'amore addirittura. Chi di noi nelle prime situazioni di nutrimento è stato malnutrito oppure è stato nutrito con qualcosa che non era sufficientemente nutriente riguardo i nostri bisogni, perché non tutti i bambini sono uguali, non tutti i latti delle madri sono uguali e quindi la nostra sensazione di sazietà ha contribuito a farci sentire in un posto, in un luogo accogliente o in un posto, in un luogo dove la carenza rappresentava quello che avremmo potuto aspettarci, ovvero se nei primi mesi della nostra vita veniamo nutriti con qualcosa che non è così appagante come quello che sarebbe interessante ricevere, nelle nostre prime esperienze si installano delle credenze sul fatto che qua mancano delle condizioni di accoglienza che ci possano fare sentire al sicuro. Quindi un senso di carenza che ricreeremo poi nei vari aspetti della nostra vita. Vi ho detto più volte che un bambino è come un computer acquistato in un grande magazzino. Un computer non ha programmi. I programmi li poi scarichiamo a secondo quello di cui ci occupiamo, a secondo i nostri bisogni, così come il bambino si carica di programmi che sono e vengono presentati o proposti o addirittura installati dalle persone adulte con i quali il bambino ha a che fare. Quindi se nei primi mesi di vita un bambino è stato, per esempio, allattato a orari fissi, come avveniva un tempo, vi ricordate che un tempo se andavamo a trovare un bambino nato a qualcuno che conoscevamo, trovavamo
i bambini in una stanza dove insieme a tutti gli altri bambini che venivano portati alle madri solo a certi orari affinché venissero nutriti. Ma abbiamo detto prima, non tutti i latti sono gli stessi, non tutti i bisogni dei bambini sono uguali. Quindi c'era il bambino che quelle 4 ore le passava in un senso di beatitudine e di appagamento perché era stato nutrito il giusto. C'erano bambini che dopo 2 ore avevano fame perché quel latte non era così nutriente. Quello che si installava nelle credenze del bambino che aveva fame e doveva aspettare ancora 2 ore prima di avere ancora qualcosa, era che questo mondo non è accogliente, che in questo mondo non ce n'è abbastanza. E di che cosa non ce n'è abbastanza? Di denaro e amore. Diventando più grandi, quello che questi bambini attirano a sé, a loro, è la mancanza di qualcosa. Per cui, quando questi ipotetici bambini un domani avessero dovuto avere l'occasione, per esempio, di mettersi per conto proprio e di rinunciare a un posto di lavoro che gli assicurava una busta paga fissa, avrebbero avuto delle difficoltà se la loro decisione era che non ce n'è abbastanza e quindi avrebbero sabotato delle possibilità di espansione, delle possibilità in cui avrebbero potuto guadagnare anche 10 volte, ma rischiando, come di fatto fa un imprenditore, di fatto fa qualcuno che si mette per conto proprio, perché nella loro credenza c'è che è meglio poco, ma fisso, perché tutto il resto non è sicuro e questo è un mondo in cui c'è carenza. L'altro esempio riguarda un bambino che fosse stato tra virgolette, malnutrito in quel modo, un giorno che dovesse essere lasciato da qualcuno che ama, ne fa tragedie, perché la sua sensazione, il suo credo è che non troverà mai più qualcuno di così importante, qualcuno da cui possa essere così amato, qualcuno di così bell'aspetto, di così grandi capacità, di così grande bontà. Perché la sua sensazione è che non ce n'è abbastanza. Allora, tutto questo per dire che se noi cambiassimo atteggiamento verso queste due forme, a secondo i casi ovviamente, sì, ci sono persone che manifestano carenza e nel denaro e nell'amore, tant'è vero che nella loro vita mancano entrambe queste forme di energia. Perché loro non se ne riconoscono la capacità attrattiva, perché pensano che queste energie purtroppo non li riguardano e questi pensieri fanno sì che le loro esperienze sul tema siano pessime e tutto quello che, con tutto quello che ne consegue. Allora, convincerci che quello che riguarda il denaro è qualcosa a cui noi possiamo avere un accesso facile e che questa forma di energia non ci deve più spaventare, ma possiamo far pace con il denaro, così come possiamo far pace con l'amore, cambierà i nostri risultati in quel senso. Un esercizio che vi propongo di fare è questo. Sarebbe grande se vi fosse amica l'abitudine di prendere il 10% di tutto il denaro che spendete e metterlo da parte. Per esempio, faccio degli acquisti, ho portato delle brioche allo staff prima e delle cose buone, dei dolcetti. Se io avessi speso, non lo so, 10 euro, 1 euro di questi 10 euro lo devo accantonare, devo ricordarmi che devo mettere 1 euro da parte. Ogni volta che spendete dei soldi, ricordatevi di prendere il 10% di quell'importo e metterlo in una tasca, per esempio, durante tutto il giorno. Questo insegna che guadagniamo anche mentre spendiamo, ci porta a fidarci di quello che accadrà del denaro e ci restituisce il potere su questa forma di energia.
Arrivata la sera, prendete quel denaro che avete messo in una tasca, che rappresenta il 10% di tutto il denaro che avete toccato durante la giornata, speso, e prendete il portafoglio. Anche dal portafoglio prenderete il 10% di quei soldi e li unirete al 10% dei soldi che avete messo da parte di ogni importo che avete speso durante la giornata. Scegliete un cassetto, un barattolo, un luogo fisico dove questo denaro viene messo da parte. Vi garantisco che vi porterà questo tipo di esercizio a riprendere il potere sulla forma di energia denaro, di mettere da parte un sacco di soldi senza sforzo, perché vi accorgerete che il 10% del denaro che avete non è così influente, nel senso nessuno si accorgerebbe se il 10% del denaro del vostro portafoglio venisse sistematicamente preso. E perché? Perché il 10%, in rapporto a quello che abbiamo, è relativamente ininfluente, ovvero chi è abituato a maneggiare non lo so, decine di euro al giorno, il 10% di quelle decine di euro possono essere, non so, 2, 3, 4 euro. Chi è abituato a maneggiare biglietti da 100 si ritroverà con dei biglietti da 10 accantonati, ma non sono così influenti da intervenire al punto da far sentire carenza su quel punto. Lo stesso chi ne tocca migliaia, perché le centinaia non sono così importanti, certo che lo sono, ma così importanti da rappresentare un senso di carenza nell'essere accantonati. E così chi ne tocca decine di migliaia e così via. Vi accorgerete quanto potente possa essere questo esercizio e quanto possiate destinare questo denaro a un progetto. Oppure destinare questi soldi che avrete messo da parte a fine mese, per esempio, a passare un bel momento, a acquistarvi qualcosa che vi piace e che in un altro contesto non vi sareste potuto permettere e che invece in questa visione sì. Questo vale anche per l'amore, il senso di carenza. Se voi passate la vostra vita a pensare di non essere amati, di non meritare amore, di non avere la capacità di interessare le persone che vi piacciono, questo farà sì che ciò diventerà reale, diventerà vero. Quello che noi proviamo viene manifestato dall'universo e ci viene restituito sotto forma di incontri, sotto forma di situazioni, sotto forma di cose che accadono. Quello che accade intorno a noi è il frutto dei nostri pensieri. Grazie. Ben ritrovati all'interno di Wellness, cari amici. Nel nostro programma Mi presento, sono donna. C'è anche la nostra rubrica attraverso la quale parliamo dell'importanza del benessere corpo-mente. Abbiamo avuto con noi anche il dottor Casarico, urologo, con il quale abbiamo parlato di alcune problematiche in più riferimento al sesso maschile. Ma oggi torniamo e continuiamo a parlare di donna, l'importanza della prevenzione. Lo facciamo con la dottoressa Samantha Foi, fisioterapista, e anche lei del studio medico associato Matteotti, e con la quale nello specifico abbiamo deciso di parlare di riabilitazione uroginecologica. Intanto le do il benvenuto. Grazie, buongiorno a tutte le donne. Sono contenta di essere qua. Volevo affrontare con voi oggi un discorso un po' particolare che riguarda il perineo femminile. Il perineo è la zona del corpo che appoggia sull'asellino della bicicletta, per cui è una zona poco conosciuta ma altrettanto molto importante della donna.
anche questa... della quale si parla poco, direi. Esatto, esatto. E si parla poco, ne parlavamo anche prima, la volta precedente con il dottor Casarico, si parla poco anche a livello di prevenzione dell'organo sessuale femminile, di come dovrebbe essere, insomma, affrontata una determinata tematica, proprio per permetterci di amare di più e di essere anche, insomma, più disinvolte quando ci sono determinate problematiche. Ecco, che fascia di età si rivolge ad una fisioterapista in riferimento alla sfera uroginecologica? Allora, diciamo che le mie pazienti hanno tutti i tipi di età, a iniziare dalle giovani donne con grossi problemi di ipertonia, per cui di dolore a livello vaginale proprio dato da una contrazione esagerata della muscolatura pelvica, dolore durante il rapporto sessuale, dolore anche non durante il rapporto sessuale, per cui durante la giornata, oppure donne postparto che hanno avuto delle lesioni da parto come l'episiotomia o l'ematoma da parto, o anche persone con delle problematiche tipo incontinenza o prolasso o entrambe le cose, che magari hanno un'età compresa dai 20 in poi, per cui, ecco, da quando si inizia a partorire. Una domanda, dottoressa Foi, che mi viene da farle, arrivano da lei in seconda battuta dopo essere state da un ginecologo? Purtroppo il ginecologo è necessario per la diagnosi e questo è fondamentale, o ginecologo o urologo. Diciamo che prima di arrivare da me passano da 1000 ginecologi e 1000 urologi e non sempre iniziano la terapia adeguata, per cui la fisioterapia, la riabilitazione del pavimento pelvico. Attraverso quali indagini si possono scoprire determinate problematiche a questo livello? Diciamo che la donna sente molto che cosa non va del suo perineo, a volte magari ne rimane silente ma lo sente. Diciamo che le piccole perdite di urina possono essere un problema, il dolore ricorrente o le cistiti ricorrente può essere un altro, e la sensazione di ingombro vaginale può essere un inizio di prolasso. Ecco, che cos'è la sensazione di ingombro vaginale? Cosa si intende con questo termine? Se si sentisse qualcosa all'interno del canale vaginale, per cui un fastidio costante. Che aumenta localizzato nei casi di rapporti sessuali? No, durante il rapporto sessuale il prolasso può anche non dar fastidio perché si è in posizione, si è sdraiati, per cui la gravità non tende a far fuoriuscire questo prolasso. Diciamo che, o almeno nei primi gradi del prolasso, il fastidio è soprattutto durante la tosse, durante uno sforzo, che si aumenta la pressione addominale e di conseguenza il prolasso tende a sentirsi ancora di più in vagina, come avere sempre qualcosa in vagina. Questi sono disturbi che purtroppo possono esserci maggiormente in riferimento al nostro programma e alle dinamiche trattate dopo delle violenze sessuali, no? E quindi violenze sessuali fisiche molto, molto forti, molto gravi, appunto violenze. Ecco, lei in questo caso, al di là di tutto l'aspetto riabilitativo, giuridico, sociale, che noi approfondiamo logicamente con altri argomenti in altre rubriche, dal punto di vista propriamente proprio tecnico, medico, dopo episodi del genere, che cosa consiglia di fare? Qual è la prima indagine che una donna deve avere il coraggio di fare su se stessa per evitare appunto poi tutta una serie di problematiche? Sì, diciamo che tutte le donne che vengono da me e hanno questo tipo di problema si inizia gradualmente a valutare la zona perineale, per cui la muscolatura vaginale anale, se è ipertesa, se è troppo contratta ed è causa di dolore, bisogna appunto fare questi tipi di test, chiamato test PC-test, pubococcigeo test, dove si valuta a livello endocavitario, a volte anche in vagina, per cui facendo delle manovre vaginali si cerca di capire qual è la tensione muscolare di questa persona e se ci sono anche delle cicatrici da trattare, perché non dimentichiamoci, la cicatrice crea aderenze e l'aderenza non fa scorrere il tessuto sottostante, per cui se io muovo una zona che deve essere mobile, la cicatrice mi blocca in quel punto il giusto movimento fisiologico.
Ecco, le volevo fare una domanda. Ad esempio, nei casi di parto cesareo rispetto al parto naturale, possono esserci delle conseguenze in questo senso? Ho pazienti anche con parto cesareo. La prima cosa che io faccio a queste pazienti è valutare il grado di anestesia che c'è sotto la cicatrice, per cui dalla cicatrice verso il pube. Di solito la paziente sente ancora anestesia, si lavora sulla cicatrice assolutamente. Dopodiché si tratta anche la vagina, ma ha meno danni che un parto eutocico, un parto normale, sicuramente un parto cesareo. Ecco, quindi un parto naturale può provocare più danni in questo senso rispetto a un cesareo, se fatto più bene. Più danni, sì, diciamo di sì, diciamo che non passa nel canale vaginale, per cui possono esserci meno ematomi, meno da parto e meno episiotomie. Sicuro è più naturale un parto naturale, la donna lo vive in maniera diversa. Col cesareo ci sono un pochino più di limitazioni anche nel post parto, perché certo, assolutamente il cesareo comporta tutta una serie di situazioni anche un po', insomma, pesanti, dolorose dopo. E proprio anestesia anche nella zona è un vero e proprio vaginale, intervento chirurgico, sì. Però risolve poi tutta una serie di altri problemi, e quindi in un modo o nell'altro l'importante è partorire. Questa è la cosa più bella che possa esserci, e sempre nel miglior modo possibile. Mi sono soffermata su una cosa che lei ha scritto per definire anche con i nostri telespettatori che cos'è il perineo. Sì. E lei dice: la zona del corpo poco conosciuta ma molto importante, quella che appoggia sulla sella della bicicletta e comprende nella donna la vagina e l'ano. Perché effettivamente è un termine anche poco usato anche tra noi donne, no? Sì, cioè, anche per vergogna. Anche per vergogna, ma secondo me perché proprio non c'è. Non ci è detto come utilizzare certi termini, non se ne parla, no, di certe argomentazioni, e quindi in automatico anche, insomma, la specifica dei termini talvolta non viene fuori. È difficile parlare sì perché ho avuto dei problemi al perineo, è vero, è molto più facile di esprimere dei concetti in altro modo. A volte non si sa proprio dov'è questo perineo, si ha un'idea vaga. E lei ha fatto bene, dove si è poi la sellina della bicicletta, ed è quello che anche fa male quando si va parecchio in bicicletta e non siamo abituati quando cominciamo diciamo ad andare in bicicletta. Sì. Ok. Questo perché? Perché con questo programma noi, insomma, come lei sa, trattiamo delle argomentazioni anche molto forti che hanno a che fare con la violenza familiare, in cui si parla di violenza sessuale, si parla di abuso psicologico, quindi di dolore, di sofferenza, eccetera. Allora, sa cosa? È importante anche sfatare certi tabù e raccontarci un po', sempre nel nostro modo elegante, le cose come sono, pane pane e vino al vino. Allora, io leggo anche che ci sono degli stati di dolore, e lei dice: è importante che siano affrontate insieme a delle giuste figure professionali per il benessere della donna. Noi qui giochiamo sempre sul benessere corpo-mente, no? E quindi è importante riuscire a volersi bene anche in questo senso, perché quando il nostro corpo sta bene la mente, quando la mente sta bene il corpo, cioè sono comunque sempre vasi comunicanti la mente e il corpo, che noi spesso tendiamo invece a dividere. Parlando di prevenzione, alcune volte accade, maggiormente nei primi rapporti sessuali, che si ha poche esperienze, quindi non si approfondiscono determinate dinamiche. Quello che può essere un dolore normale, forse ai primi rapporti sessuali, non lo è invece poi a una certa età. Esatto, ma soprattutto il dolore porta sempre alla comparsa di altre problematiche, tipo irritabilità localizzata, delle fughe di urina, perché il bisogno di urinare nelle irritazioni che non sono sempre sinonimo di cistiti o di Non è sempre quello. Può comparire questo bisogno urente di urinare anche dopo un rapporto sessuale poco lubrificato. Il fatto che, ad esempio, talvolta questo sia legato anche all'età, forse, o no? Sì, la lubrificazione sì, è legata all'età, ma non solo, perché l'aspetto emotivo della donna è lega molto con il perineo. Assolutamente. E comunque ci sono veramente milioni di lubrificanti di tutti i tipi. Io alle mie pazienti ne do sempre, tutti i campioni che mi portano li faccio sempre provare, veramente c'è di tutto e di più, non ha proprio senso. Sì, dottoressa Foi, è importante questo aspetto che stiamo trattando, perché alcune volte invece uno imputa
la mancanza un po' di desiderio rispetto a prima, o la mancanza di lubrificazione, eccetera, al fatto che si sta andando avanti con gli anni, che non è più come prima. Invece no, perché può capitare magari di non essere coinvolti in quel momento, di avere delle situazioni emotive che trattengono anche il piacere. Non dimentichiamo che insomma la mente fa tanto, quindi i pensieri, le preoccupazioni, eccetera, e ci impediscono talvolta anche di amare in modo sereno. Quindi il rapporto sessuale poi insomma è un po' indice, no? Sì. Di quello che siamo. È importante anche dire questo, perché magari ci stanno ascoltando anche delle persone giovani, sì, molto giovani, che sono anche alle prime esperienze sessuali, che si possono trovare di fronte a una situazione del genere. O anche ragazze molto giovani che vengono, per cui non è assolutamente, almeno penso che si siano trovate bene, mi dicono che si sono tutte trovate bene. Appunto, non è talvolta, cioè spesso non è legato all'età, ma a delle situazioni che vanno analizzate. A parte l'elemento menopausa, che ecco, non del dimentichiamoci. Del quale parleremo. Ah, okay. Perché io adesso leggevo ad esempio anche che i casi di incontinenza, di prolassi, eccetera, possono essere comunque, e tutte le dinamiche delle quali parliamo, possono anche essere anche risolte non soltanto con un intervento chirurgico vero e proprio. No. E qui entriamo proprio nello specifico del suo lavoro. Sì. Ecco, quindi ci sono delle cose da fare che hanno a che fare non solo con la prevenzione, ma proprio con la cura di questi disturbi. Ad esempio, quali? Ad esempio, vabbè, premetto che la maggior parte delle mie pazienti arriva da me dopo l'intervento, per cui è già stata operata se non una anche due volte. Quindi nella fase riabilitativa. Esatto, per cui dopo che vedono stiamo parlando sempre di prolassi, operati di incontinenza da urgenza, di varie problematiche legate prevalentemente incontinenza e prolassi. In teoria bisognerebbe iniziare prima dell'intervento già un po' di riabilitazione, per cui cercare di capire qual è la zona che non va bene. Nel momento che si capisce che cos'è che non va bene, ossia il perineo, si comincia a lavorare su quello. Le pazienti non sanno cosa vuol dire stringere la vagina. Per cui, non sapendo questo, non si può rinforzare il perineo. Si possono guardare mille libri, osservare su internet mille schede, ma se io non so cosa fare, per cui se non ho percezione di questa zona del corpo, non potrò mai fare un esercizio adeguato. Quindi ad esempio dopo il parto è fondamentale assolutamente fare questi esercizi. Sì, in Francia ma non viene detto è neanche negli ospedali. Esatto. Lo so, purtroppo in Italia noi poi siamo lì sempre Francia a parlare un po' di denunce di vario genere. Anche in questo caso purtroppo dobbiamo dire che in Italia questo aspetto non è per nulla considerato, no? La fase della riabilitazione nuovamente anche alla vita sessuale poi, assolutamente, no? Perché prima si guarisce, prima passa il dolore, prima si ha nuovamente una vita sessuale tranquilla e perché no intensa e felice. Ma proprio anche la vita semplicemente della donna, vive semplicemente meglio la donna, al di là del rapporto sessuale in sé come atto in quel momento, c'è proprio un miglioramento dello stile di vita. In questo caso la prevenzione in cosa consiste? Perché è difficile parlare di prevenzione non avendo il dolore. Forse da lei arrivano già i casi ultimi o i fasi appunto della riabilitazione. Molti curiosi, ultimamente ho parecchie donne che mi chiedono, per cui nei congressi che faccio, nelle giornate open day che faccio, molti mi chiedono ma che cosa hai, io secondo te dovrei fare qualche cosa. Allora la prima cosa che io dico di fare è un piccolo esercizio che tratta prevalentemente la percezione del pavimento pelvico, per cui ano e vagina, come sentire questa zona del corpo. Poi l'ho elencato, se volete, poi lo vedremo lo anche schieriamo. Nelle slide, perché la dottoressa Foia ha portato delle slide interessanti che noi poi vi faremo vedere. Anzi, se vuoi già lo affrontiamo con delle slide. Sì, volentieri. E se volete vi elenco i passaggi che sono veramente semplicissimi, può fare chiunque, anche seduto a casa, gli spettatori che ci stanno ascoltando, chiunque, e tratta di la percezione del pavimento pelvico viene effettuata sedendosi su una sedia rigida, prendendo un asciugamano, arrotolandolo su se stesso, si mette l'asciugamano appoggiato sulla sedia e si va a cavallo dell'asciugamano come se fosse un cavallo. A questo punto l'asciugamano è tra la vagina e la nostra sedia. Respirando lentamente nell'inspiro e nell'espiro, provo a sentire cosa si muove
della zona appoggiata sull'asciugamano. Questo è il nostro perineo. Non è facile ovviamente sentirlo all'inizio. Ora, sempre rimanendo seduti sul nostro asciugamano, provate a portare il bacino in avanti. Avrete una percezione migliore della vagina e del pube anteriore. Provate a stringere come per trattenere la pipì e sentirete che siete molto più forti nello stringere la vagina. Ora portate il bacino indietro, appoggiate l'ano sull'asciugamano e provate a stringere come per trattenere la defecazione. Questa è la percezione migliore del pavimento pelvico. Dopodiché si passano agli esercizi, oppure si chiamano esercizi di Kegel, utilizzando la percezione e basta, oppure piccoli ausili come i coni vaginali, che poi se vorrete vi spiegherò cosa sono. Sono degli oggetti che vengono inseriti in vagina dalla persona al di sopra del pavimento pelvico di questo muscolo e stimolano, siccome sono delle palline con dentro delle altre palline, il movimento stimola la contrazione automatica della muscolatura perineale, per cui è una cosa che avviene da sé, semplicemente col movimento della persona. Bene. Per esempio. Una cosa, diciamo, importante è la differenza di prevenzione tra tipo la prima la fase della, diciamo, dell'adolescenza, quindi i primi approcci sessuali, eccetera, delle donne, delle ragazze, e invece la fase dell'età matura. Ecco, come si va dal ginecologo a fare prevenzione? Si dovrebbe andare anche dal fisioterapista? Secondo me sì, almeno semplicemente per sapere, se tutto a per posto. Togliersi il dubbio, sì, esatto. Sicuramente se i problemi ci sono, la valutazione urodinamica, per cui l'urologo e il ginecologo servono per escludere altre problematiche, certo, più importanti. Di natura tecnica, esatto, però secondo me sì. Anzi, l'idea di formare un gruppo di riabilitazione fatto tipo palestra, esatto, una riabilitazione a gruppo, esatto, esatto, in cui sarebbe uno magari anche una delle mie idee. Ecco, potrebbe essere una cosa, io l'appoggio se vuole in questo, e potrebbe essere anche un servizio da offrire alle donne che vogliono avvicinarsi all'associazione Paolo Libera Tutti per affrontare alcune dinamiche, alcune argomentazioni, perché talvolta riunirsi assieme e parlare insieme di determinati problemi anche molto intimi può essere, insomma, può essere sicuramente migliore che rimanere da solo, andare direttamente da un medico o da uno specialista, eccetera, e parlarne, sì. No? È un po' come le terapie di coppia, cioè, esatto, da sempre, esatto, di più, però insomma, esatto, ci si tra prende per mano e si va è avanti, vero, sì. Diciamo, di solito, oppure ci si lascia per sempre, perché si riesce, però almeno si decide, quanto meno la decisione consapevole è presa da entrambi. Però scherzi a parte, è importante anche perché talvolta ci sono anche delle altre situazioni, non necessariamente, dottoressa Foi, nella fase della riabilitazione. Ci sono alcune cose delle quali si ha difficoltà a parlare, no? Come ad esempio, ecco, è importante sentire il perineo, avere la percezione di quello che siamo, di quello che abbiamo, perché poi anche a livello emotivo, a livello sessuale cambiano queste percezioni, per cui non è detto che tutte le donne provino piacere alla stessa maniera. Ci sono donne che vanno stimolate in modo diverso, che sono più sensibili a una zona rispetto ad un'altra. Questo fa parte un po' anche dell'educazione sessuale che dovrebbero, insomma, avere i giovani, ma anche forse della comunicazione intima che dovrebbe esserci all'interno di una coppia. E approfondiamo un attimo anche questo aspetto comunicativo sociale. Sì, sì, quello indubbiamente. Diciamo che nel momento che sorge la problematica sessuale va affrontata da entrambi, sicuramente da entrambi i sessi, certo, all'interno della coppia. Le esperienze che ho avuto io, per cui di ragazze con dolore, di donne con dolore durante il rapporto sessuale, di solito il ragazzo vede se stesso come un fallimento, non il problema che ha la donna. È vero, questa è un'altra dinamica da approfondire. Per cui sicuramente, no? Deve anche esserci il mancato raggiungimento del piacere, no? Nella fase ultima del piacere, molto spesso viene visto come un fallimento dell'uomo. Sì, invece talvolta la crisi, ci sono però delle altre problematiche che magari possono migliorare conoscendosi meglio anche sessualmente,
perché ognuno è fatto in modo diverso. Sperimentare, certo. Sì, sperimentare sicuramente. E non bisogna mai avere, essere intimoriti nel chiedere anche determinate cose. Perché stiamo affrontando tutto questo? Perché la sessualità, dato che noi spesso affrontiamo delle dinamiche purtroppo inerenti alla violenza sessuale, eccetera, noi ci ricordiamo anche che c'è una sessualità molto bella, intima, romantica, della quale bisogna anche parlare e che si affronta con amore anche in una fase poi di riabilitazione della propria vita, no? Quindi del tornare al vivere, della rinascita, del volersi bene in un contesto di innamoramento. È bello anche tornare ad amare sessualmente. Quindi una delle cose importanti, insieme alla prevenzione, insieme alla riabilitazione, talvolta la riabilitazione è più mentale che fisica, proprio in questo contesto di parallelismo. Sicuramente se manca la mente non può essere fatta la riabilitazione fisica, questo sicuramente. E quindi è importante anche saper chiedere e comunicare anche tra partner. In ogni caso, insomma, confrontarsi sempre con degli esperti è una grande cosa. Allora, dottoressa Foy, io la ringrazio di essere stata qui, sicuramente avremo modo di incontrarci ancora con le nostre rubriche, e intanto da fisioterapista un consiglio che lei vuole dare, con il quale ci lasciamo alle nostre telespettatrici. Sì, spero di essere stata interessante per le nostre spettatrici. Sicuramente metto a disposizione la mia professionalità, i corsi che ho effettuato e tutto quello che riguarda la riabilitazione oroginecologica per i vostri problemi. Ha un sito di riferimento? O un indirizzo mail di riferimento? Sono su LinkedIn, sono su Facebook, sono anche sul sito dell'AIFI, l'Associazione Italiana Fisioterapisti. Come però noi la troviamo a un indirizzo mail, oltre al fatto che fa parte dello studio medico associato Matteotti a Sanremo, salutiamo anche infatti il dottor Bormioli. Un indirizzo mail di riferimento per aggiungerla? L'indirizzo mail è Samantha Foy, tutto attaccato, tutto minuscolo, FT, sta per fisioterapista, @gmail.com. Benissimo, grazie. Okay. Grazie di essere stata con noi. Grazie mille a voi. Gusto, al tempo stesso tradizione, in un ambiente molto chic. Andiamo a Imperia, dove c'è il ristorante I Cacciatori, il gusto della tradizione che si rinnova dal 1905. Buonasera Enrico. Ciao Jackie, peccato che tu non possa sentire questo profumino. Splendido. Il calamaretto rosso di questa stagione è profumatissimo e cotto in umido con fagioli di cogno ti posso assicurare che è speciale. Questa è una ricetta semplice, veloce, ma assolutamente gustosa. Il calamaretto cuocendo così nel suo trito, nel suo battuto, lascia tutto quello che è le sue caratteristiche, il suo profumo intatte nel piatto, e poi arricchito col fagiolo di cogno, quindi con una parte importante del nostro entreterra, diventa un piatto speciale. Direi proprio che caratterizza la Liguria e il nostro entroterra. Lo finiamo con un crostone, un trito d'erbette, in questo caso rosmarino, ci sta molto bene, e come di consuetudine un bel filo di olio extravergine. Cioè che ti lasciamo con una provocazione, un abbinamento un po' particolare, ma ti assicuro ben riuscito. Abbiniamo il pesce, i calamaretti in umido, quindi un sapore deciso, con il fagiolo di cogno, a un bel vino rosso. In questo caso valorizziamo un buon bicchiere di vino rosso della zona, un rossese, dolce acqua, superiore. E vino rosso con il pesce. Sembra che ci possa non essere dialogo, e invece ti assicuro che è esattamente il contrario. Un bel piatto caldo che in questa stagione, inizio primavera, quindi ancora fresca, richiede un abbinamento di una certa corposità, di una certa complessità. E allora un bel brindisi a te e a tutti i tuoi telespettatori, Jackie, ti restituisco la linea. Grazie.
Grazie Enrico, come sempre un grande aplomb nel definire, nel raccontarci i tuoi piatti prelibati all'interno della tua bella location. Il prossimo appuntamento è per martedì prossimo, sempre su Imperia TV, a partire dalle ore 21. Non mancate, mi presento, sono Donna.